Buonasera ragazzi, buona domenica. Ho preso un po' di sole oggi, un pochettino. Va bene, come state? Siamo ormai al termine di Masterclass. Masterclass 2.0 per il 2021 si chiude a mezzanotte. Sono entrata una marea di persone con la seconda tranche, per chi non lo sapesse. Martedì si erano già conclusi i primi 20 posti. E abbiamo subito riaperto, ok, perché c'erano molte richieste. E bene, 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 bene. Sono contento. Adesso voglio dare il benvenuto a tutte le persone che sono entrate. Benvenuto allo studio, all'approfondimento. Alcuni già sono entrati e hanno detto: porca miseria, cosa c'è dentro? Solamente la prima parte, ok? Ebbene, 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 adesso vi do i nominativi, come state? Lasciate like, mi piace, condividete, mi raccomando. Ciao ragazzi, sera a tutti. Bene, sono contento. Tutta gente in gamba, gente che ha voglia di fare. Sappiate che adesso, vabbè, ma poi vi dico quanti posti mancano perché non me lo ricordo. Sappiate che chi entra adesso si deve fare la prima, la seconda, la terza parte e poi entrerà in masterclass. Per entrare vi arriverà una mail, troverete il pulsante attivo e tutto. Entrerete dopo perché voglio prima che apprendiate tutto. È entrato, ci saranno le due persone che sono state selezionate per prime, che faranno una call con me individuale di 30 minuti. Faremo live di gruppo all'interno del gruppo. E poi ci saranno coloro i quali hanno scelto anche i pacchetti da ore, ok? Quelli verranno dopo insieme a me e ci metteremo d'accordo. Però studiate, non aspettate che arrivate in masterclass, no, assolutamente no, perché in masterclass io voglio già gente pronta, perché se parlo di una cosa sapete di cosa sto parlando. Poi dubbi, domande ci sono, è normale che sia così, ok? Però mi raccomando ragazzi, studiate, avete fatto un investimento, ok? E vi porterà vantaggio al 99,9%, l'1 0,1% lo vediamo insieme, ok? Bene, allora adesso vi do i nominativi delle persone che sono entrate, ok? Per dargli il benvenuto, mettiamolo così. Ok, abbiamo in ordine di partenza proprio, i primi per arrivare agli ultimi. Pellegrino De Conno, Giuseppe Longarini, Rosario Aprile, Marino Rossi, Francesco De Pisco, Carmine Simeone, Daniele Drudi. Anzi, non facciamo così, non do i cognomi, dai. Pellegrino, Giuseppe, Rosario, Marino, Francesco, Carmine, Daniele, Gianluca, Carmine, Michele, Enrico, Michele, Margherita, Giuseppe, Andrea, Celestino, Damjan, Scilla, Salvatore, Gerardo, Antonella, Giovanni, Nicola, Salvatore, Giovanni, Angelo, Michele, Giorgio, Cosmeri, Pasquale e Marinella. Dovrebbero essere 38 più altri che sono arrivati tramite, non il portale, ma tramite bonifico. Perciò mancano due posti, ok? Mancano due posti, avete tempo fino alle 21.34. Sì, fino alle 21.34. Sì, sono le 21.34, sto fuso, fino a mezzanotte. Mi raccomando. C'è l'offerta alle 5 rate, ok? Cioè il totale diviso 5 rate. Che sono automatiche. Sì, poi c'è, aspetta, questi qua li ho già detti. Romano, questi sono i cognomi. Ok, va bene, perfetto. C'è qualcuno che è entrato qua? Sì, c'è, aspetta. Tagliaforti è entrato, che mi ricordo. Poi dovrebbe esserci Giorgio che è entrato, poi c'è Angelo che è entrato. C'è Elena, mi fa molto piacere che sia entrata. Se è lei, penso di sì. Elena, poi Deprisco. Aspetta, c'ho qua il file. Deprisco, Deprisco.
Francesco De Prisco, eccolo qui, anche lui è entrato, perfetto. Poi chi abbiamo? Sì, sono io, brava. Crea Gianluca, aspetta, vedo un Facebook user, non riesco a capire, sì, sono io, non riesco a capirlo. Poi, ce ne sono tanti, poi sicuramente oggi è domenica, non tutti ci saranno, Ilana e Max, però volevo salutare tutti. Volevo dare alcune indicazioni importanti. Ok, per chi è entrato, mi raccomando ragazzi, guardatevi la prima parte che sono 21 video, guardateveli tutti, poi dopo 11 giorni all'incirca si sblocca la seconda parte. Importante, cosa dovete fare in questa prima parte? In questa prima parte è proprio l'analisi di mercato. Ok, analizzate il vostro settore, analizzate la frequenza, le variabili, analizzate tutto quello che vi serve per scegliere bottega, aspetta. Ok, perfetto. Ciao Franco. Per scegliere proprio il prodotto, la categoria merceologica che volete analizzare per prima, vale a dire iniziare a testare con masterclass. Sia che avete oggetti nuovi, sia che avete oggetti usati, non cambia assolutamente nulla. Alcuni video di masterclass possono non essere utili per l'usato, mettiamola così, ma tutto il resto sì. Ok, variabili, frequenza, va benissimo, variabili dei colori, ok, no, Elena ad esempio che lei fa usato, no, però può andare a vedere le variabili degli anni, ok? Perciò potete utilizzare quella cosa ragionando un attimo, dice, ah, allora se non lo uso con questo lo posso usare con quest'altro. Mi sono arrivate anche delle notizie da parte di commenti che ho visto, gente come Giorgio che ha detto, cavolo, cosa c'è dentro? Si cambia completamente prospettiva. Sì, ragazzi, si cambia prospettiva. Si fa sul serio qui. Non c'è niente da fare. Si studia i beni in modo profondo, ok? Non è più un gioco, tento, vado. Avete un metodo e il metodo funziona, ok? Perfetto. Hai fatto i capelli, Max? Sì, me li sono tagliati perché oggi è l'ultimo giorno. Tu non ci sei entrato, Don Nici. Peccato, mi dispiace. Sarà per il prossimo anno. Spero che non ti senti arrivato, Federico, perché sennò fai un grave errore, eh? Io te lo dico sinceramente. Poi, a te la scelta. Chi c'è poi? Sì, c'è, aspetta, Gino c'era già. Maria Denuzzo, credo, forse. Sì. Michele. Ah, vediamo questo Michele, se lo vedo dal file. No, no, mi sbaglio, mi saluta soltanto. Rino, Mirko, no, sì, poi è probabile che siete entrati. Cioè, ma avete combinato? C'è gente che entrava con un indirizzo email e poi comprava con un indirizzo email diverso, ma avete fatto impazzire alcune volte. Ringraziamo Patrizia che vi ha supportato, vi ha aiutato. Mi ha supportato, mi ha aiutato tantissimo, ok? Mi ha dato una mano a capire quale poteva essere la strada giusta, la soluzione giusta. Mi raccomando, lei era là proprio per quello. Problemi tecnici, ma non riesco a entrare, ho perso la mail, e questo e quest'altro, support chiocciola maxmaggio.com. Mi raccomando. Okay, non chiedete a Patrizia per questa roba. Ogni video si sta. Eh sì, è tutto un crescendo. Ti dà una visione. Leggo il commento. Sono arrivato nella prima parte fino alla foto. Ho l'impressione che andando avanti con il video sia tutto un crescendo. Certo, inizi ad avere una visione chiara. Ok, quello è l'importante, avere un metodo. Non ci sono né giochi, magie, cose del genere. Bisogna capire veramente quello che si fa prima di produrre un'inserzione, quello che bisogna fare nel modo corretto. Se no, ok, venite, cioè andate a brancolare nel buio, sostanzialmente. Mi dispiace che molte persone, ce l'ha detto Patrizia, ma comunque qualcuno anche mi ha scritto email che non è entrato solamente per una questione economica, ok? E ci sta. Purtroppo
Abbiamo cercato di aiutare un po' tutti, abbiamo fatto anche agevolazioni per dire qualche soluzione particolare l'abbiamo anche fatta, però abbiamo dato la possibilità a tutti. Poi al di sotto di questo, ragazzi, non, è impossibile, ok? È un investimento vero e proprio. Sono arrivato 6 per quell'errore dell'email, ma fanno quando sarò pronto pagherò una call con te. Sto facendo bene, ma io sto ancora al quarto video. No, no, ma va benissimo, Carmine. Vai, ognuno ha il suo metodo, ok? Mi raccomando, ragazzi. Alcuni video vi possono essere, per dire, semplici. Mettiamola così, perché quella cosa forse la conoscete. Però mi raccomando, quando prendete un video, carta e penna. Perché il video si dimentica. Il mio metodo di studio è quello, quando eravate all'università, a scuola, cosa facevate? Prendevate appunti. È la stessa cosa. Perciò guardate il video, mi sono preso degli appunti, ok? Bene, preso degli appunti, bene, finito il video, ok. Vado ad applicare, vado su eBay, faccio quello che Max mi ha detto, vado a vedere quelle cose che mi ha detto, le faccio, non di, ah, ho capito e non faccio nulla. Non avete capito? Una mazza se fate così, ok? Andate a vedere e vedete gli appunti che avete, controllate, quando vi è chiaro, bene. Ma finita la prima parte, io vi consiglio di vederla una seconda volta. C'è gente che dopo 2 anni di masterclass l'ha rivista, e ogni volta che la vedo ci sono delle sfaccettature differenti. Ma è sempre così per tutto, non perché masterclass è magica, ma è sempre così. Rileggete un libro una seconda volta e vi piace ancora di più, o comunque trovate le sfaccettature che non avete visto la prima volta. E qui è la... è importante questa cosa, mi raccomando, eh. Tutto dipende da come vi impegnate, da come applicate il vostro studio, il vostro metodo di studio, ok? Non abbiate fretta, veramente. Tanto ci vediamo a settembre, ok? Perché dovete studiare, ok? Ma scusa, ma tra il 6 ore la master cosa cambia? C'è il mondo. Cioè, masterclass è il top, punto. C'è Essential, 6 ore. Masterclass. Però ti dico Essential, capisci una briciola, mettiamola così. 6 ore è una visione completa, ma la fase operativa non c'è nel 6 ore, ti do molte indicazioni, capisci molta roba, però non si va nel profondo, perché sono già 6 ore e c'è di tutto nel corso 6 ore. Eh? Masterclass invece è proprio sulla creazione dell'inserzione vincente, sulle strategie di marketing, sulla comunicazione, c'è tutto. Perciò la parte... Uno può dire, posso fare l'essential, ci sta, voglio fare il 6 ore, ci sta, ma se ti fermi al 6 ore essential, mi dispiace. Cioè, puoi ottenere dei risultati, però potresti fare molto, ma molto, ma molto di più. Poi ti accontenti, sei già arrivato, vabbè, ci sta. Ok? Però c'è ancora gente che dopo che ha fatto il 6 ore mi dice, ma che ci devo... Mi sono reso conto, perché cosa succede? Col 6 ore Essential hai un picco, specialmente esempio qualcuno ha ottenuto grandi risultati con Essential, ok? Hai un piccolo, ma arriva appena arriva il primo problema. Il primo problema al giro dell'algoritmo, calo, rimani bloccato. Cioè non hai la visione completa di tutto, capito? Allora io dico, peccato, sei arrivato fin qua, dai, e cavolo. Poi, vediamo, scusate il ritardo, ma ero di bisboccia oggi con 50... Sono 50... Oh, auguri, auguri, auguri. Io tra un po' 50. Gabriele, sto spiegando a tutti i corsisti che sono entrati in masterclass da lunedì a oggi, gli ho dato dei consigli. Ok, ho detto i nominativi, c'è molta gente che è entrata e stavo spiegando un attimino come applicare lo studio di masterclass. Ok? Mi sta già aiutando la prima parte a scoprire tutti i miei errori. Ok, a proposito, è un consiglio che vi do proprio da amico, da fratello, da coach, da Max Maggio, da tutto. Non toccate nulla. Non toccate nulla. Perché? Oh cavolo, questa prima parte mi ha fatto capire molte cose. Allora faccio così, modifico. Poi arriva la seconda.
Ah, questa cosa ho capito. Bene, rimodifico. Ok? Arriva la terza parte. Rimodifico ancora. No. Terza parte, finisco. Vado a creare nuove inserzioni, non modifico le vecchie. Vado a creare nuove inserzioni con le logiche di Masterclass. Avrei pensato prima di vedere quello e poi Mastermind per ora. Scusami, non ho capito la prima parte. Scusa, ma tra il 6 ore e la Mastermind cosa cambia? Ah, perché avendo entrambi avrei pensato prima di vedere quello e poi. No, allora, io voglio che siate subito operativi, ok? Perché il 6 ore è tanto, veramente tanto il 6 ore, dà delle informazioni incredibili. Ma non vi spiego molto il come fare, ma non cosa fare. No, aspetta, cosa fare, ma il come farlo no. Non viene spiegato del tutto, ok? Perché non c'era un computer, perché era dal vivo e questo e quest'altro. Però vi dice delle cose che nel masterclass non ci sono, perché per me sono ultra basilari. Mettiamola così. Nell'insieme di quelle 6 ore dove mi fanno un sacco di domande, ci sono cose che in masterclass io non tratto proprio. E allora si fa la masterclass, siete già operativi, siete partiti, avete fatto prime vendite, avete ottenuto già i primi risultati. Quando arrivate a 6 ore, vi vedete 6 ore e avete completo veramente tutto, ok? Chiaro? Perché vi dà delle sfaccettature che nel masterclass non ci sono. Oh no, Maurizio, te l'avremmo risposto 70 volte, se non mi sbaglio tu ce l'hai già. Ok, ce l'abbiamo risposto un sacco di volte. Ci sono 21 video in più, dovresti averlo tu. Te lo sei preso l'anno scorso, se non erro. Hai fatto l'upgrade. E poi la masterclass è stata divisa in molti blocchi, mentre prima non era così. Credo che poi alla lunga qualcosa può sfuggirti o dimenticare di fare, quindi è bene rivederlo. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Guardatevelo, riguardatevelo. Fatto essenza, fatto le masterclass già nei primi video, si scoprono nuove cose. Lo so. È un metodo, certo, un metodo è il mio metodo, dopo anni di studio. Allora, forse ho come l'impressione che i tuoi corsi siano per persone che vendono oggetti multipli. L'hai già chiesto e ti rispondi no. Avendo tutti esemplari unici, quindi tutte inserzioni con un solo oggetto in vendita. Volevo sapere se nei tuoi corsi tratti anche questo argomento. Sì. Certo, in Masterclass viene spiegata proprio la differenza tra la rilevanza di un progetto singolo, di un prodotto singolo e la rilevanza di un prodotto multiplo. Ok, ma si parte sempre da là. La logica è sempre uguale per entrambi, non c'è differenza. Non c'è differenza. Ok? Poi ci possono essere differenze per quanto riguarda le strategie, quello sicuramente, ma quelle le puoi apprendere, le puoi applicare guardando il corso e dici ok, adesso applico la mia strategia su questo. Ok? Ci sono delle strategie molto particolari che con i prodotti multipli possono usare, con i singoli no. Ok? Ma non perché no, ci sono delle strategie che per gli oggetti singoli puoi usare e per i multipli no. Ti sconsiglierei di fare aste per gli oggetti multipli, ti consiglierei di fare aste per gli oggetti singoli. Ok, è diverso, ma il mio corso comprende tutti, ok? Vedo, no, scusami, bottega qui, bottega. Come potremmo farti delle domande? Allora, voi avete la chat, ma non sfruttatela, voi dico, non usatela proprio. Voi non avete nemmeno tempo di farmi le domande, perché vi dico io. Adesso vi verranno delle domande, ma ve le verrò, vi risponderò in automatico già nel primo modulo, nel secondo modulo. Vi verranno delle domande, vi risponderò nel terzo. A quel punto, già dal terzo siete in masterclass, entrate nel gruppo, faremo la live e là, dubbi, domande, si vanno là a vedere. Questo perché vi consiglio, è inutile che vi fate tante pippe o domande che ancora non avete chiarito. Verranno chiarite man mano, con il tempo. È meglio che seguite un percorso, questo percorso, perché è fatto proprio apposta. Prima la base, la costruzione, la scelta del prodotto, il competitor, questo e quest'altro. Poi
come funziona l'algoritmo, la storia dell'algoritmo, come si muove, perché fa queste stupidate, perché si sposta ogni tanto, com'è che si sposta. Ok? Creazione del titolo, è importante la descrizione, tutto quello, ok? Ma domande che hai verranno sviscerate dopo. Tranquilli ragazzi, ci vediamo dopo. Dovete studiare in questa fase. Sentitevi dei ragazzi che stanno facendo una cosa nuova, entusiasmante. Ok? Brava, se non so chi sei perché c'è sempre Facebook user, io incomincio da zero. Va bene, mi raccomando ragazzi, calma, tranquillità. Ok? Voglio che tutti otteniate risultati. Se ci sono delle problematiche, ci vediamo in masterclass e le risolviamo insieme. Ok? Però ragazzi, vi dico questo proprio per esperienza, non aspettate che gli altri facciano qualcosa per voi. Siete voi a essere, come dico nella prima parte, nell'introduzione della prima parte, alla fine cosa dico? Sarà grazie a voi che otterrete il vostro miracolo, non grazie a me. Ok? Perché il metodo funziona. Se lo applicate correttamente e ci date dentro, non avrete nessun tipo di problema. Ok? Mi raccomando. Poi, io sono qua. Ok, tranquilli. Non è che bottega in realtà è Franco o Frank. Non so. Non so. Bene, dai, allora, se non ci sono domande, siamo in 50 addirittura di domenica. Devo farle di sera io le live, però vabbè, abbiamo scoperto anche questa cosa, però. Di sera è un po' tosta, poi io arrivo mezzo cotto, eh. Arrivo mezzo cotto, non riesco a tenere bene la concentrazione. Allora, ricapitolando, ridiamo di visto che poi siamo aumentati e ripeto i nomi, va bene? Volete che dico anche i cognomi? No, dai. Allora, in ordine cronologico, dal 7 all'11. 11. Perché 11? Allora non ci sono nemmeno tutti. A cavolo, ecco perché li contavo di perché se poi erano 38. Ah, ok, vabbè, vabbè, ci sarà qualcuno in meno. Come si fa a mettere l'emoticon che fai vedere? Dipende dalla tastiera. Cerca su Google, ok? Cerca. Come inserire l'emoticon da tastiera, Mac o Windows? E lo trovi, ok? Io perché da Windows io non lo so. Da Mac, tasto destro, no, Ctrl CMD e barra spaziatrice, ok? Bene, allora. La mia faccia, se no devo sapere scrivere marge. Guarda, c'è un link di StreamYard, se riesce Gianni te lo mette, Gianni è la regia. Ok, incominciare a contattare il Corriere. Allora, ripeto i nomi, visto che siamo in tanti adesso, ok? Pellegrino, Giuseppe, Rosario, Mario, Francesco, Carmine, Daniele, Gianluca, Carmine, Michele, Enrico, Michele, Margherita, Giuseppe, Andrea, Celestino, Damjan, Scilla, Salvatore, Luigi, e poi il cognome è anche un nome, Gerardo, Antonella, Giovanni, Nicola, Salvatore, Giovanni, Angelo, Michele, Giorgio, Cosmeri, sicuramente questo sa chi è perché già qua non c'è bisogno nemmeno di dire cognome, sicuramente è un nome molto particolare. Pasquale e Marinella, ce ne sono altri 3-4 che sono in bonifico, però non riesco a ricordarmi, non ho la lista perché l'ho scaricata adesso. Ok, perciò rimangono due posti, chiudiamo a mezzanotte. Se avete bisogno, contattate Patrizia, mi raccomando, due posti. Ok. Abbiamo aperto lunedì, martedì abbiamo già comunicato. Era pomeriggio?
o mercoledì, non mi ricordo, che erano già finiti, abbiamo riaperto altri 20 posti e ne sono rimasti due. Qui si comincia a interagire insieme agli archi. Ah, ok. Ci sono io. Bottega. Però aspetta di aspetta. Se mi dai il cognome ti dico, ti dovrei vedere perché io non ho detto non ho detto i cognomi, ok? Per privacy, mettiamola così. Ho iniziato a dire prima. Poi mi sono interrotto, ok. Wow. Ho imparato una cosa nuova anche stasera, grazie, no? Tranquillo. Occhio però, non esagerare, eh? Franco Gay. Sì, ci sei, sta vedendo il video, forse non ce l'ho qua nella lista. Franco. Ci sei sicuramente. Renna Maria Angela. Sì, perfetto. Ah, eccoti qui, sì. Franco, beccato. Sì. Sì, qua. Me sono in quest'altra lista. Va bene. Ci siete tutti? Sì, ci sei. Sperem. Sei di Bergamo? Sperem. Sì. Ah, Annalise, aspetta. Ho visto il logo. Sì, ok, adesso ho capito. Vai, tanto ci sei, stai guardando il corso, ok. Bene, mi raccomando, una cosa importante, prima di entrare in Masterclass, che ci vedremo a settembre, mi raccomando, prendetevi una webcam e un paio di cuffie, perché faremo le live in Zoom e dovrete parlare. Tra di, cioè, ok, ci dobbiamo vedere, di conseguenza dobbiamo fare live. Queste live serviranno per check, come le chiamo io, ci dobbiamo confrontare. Max, non mi è chiara questa cosa. Max, sono partito, ho avuto questi dati. Max, ho un problema con questo prodotto. Max, cioè, ci dobbiamo confrontare. Visto che ho riaperto i posti, ne faremo due. Un primo gruppo da 20 e un altro gruppo da 20. Sono 40, siamo troppi, ok? Una volta abbiamo fatto una live, eravamo in 100, non perché entrarono 100 persone, perché avevo fatto una live di gruppo, c'erano tutti, il gruppo è da 260 e 100 avevano partecipato tutti insieme, però Zoom mantiene fino a 100 persone e non si è capito niente, cioè 100 persone è un casino, ok? Poi interveniva uno, troppo, perciò 20 persone. Il primo gruppo, poi il secondo, ok? Saranno le prime due che sono state selezionate, che hanno fatto i primi ad acquistare, dove ho detto che i primi due avrebbero avuto 30 minuti con me, gli ho già detto i nomi e li ridico, così almeno chiudiamo, ok? Rino De Conno e Giuseppe Longarini faranno le call con me, li contatterò io, state tranquilli, ok? Poi ci sono altre tre persone che saranno le prime durante le live a essere interpellati perché sono stati i primi 5, ok? Saranno Rosario Aprile, Marino Rossi e Francesco De Pisco, ok? Forse faremo proprio una live a tre, va bene? Adesso vediamo un attimino come siamo messi. Perfetto, d'accordo, tutto a posto, ragazzi? Contenti, felici, io sono anche io contento perché i miei case study, brutto di parlare in inglese, però persone di successo che hanno ottenuto grossi risultati ce ne sono, ok? E averne altre per me è sempre una bella cosa, ok? No, le live ci sono, l'ho detto, le live, allora pensate che voi quando entrate in masterclass, avete comprato il corso masterclass. Entrate poi nel gruppo Masterclass, ok? Che è un gruppo chiuso di Facebook. Bene. Nel gruppo, ad esempio, ultimamente io ho fatto due live che non ci sono da nessuna parte, ok? Abbiamo fatto anche delle live di gruppo. Ci sono quelle che vi devo, che ci dobbiamo, quando a settembre siete pronti, avete fatto la prima parte, che è prima, seconda e terza parte, perché ci dobbiamo confrontare.
Poi ci saranno altre situazioni. O ragazzi, come va fra un anno, ad esempio, come è successo a gennaio? Come va, ragazzi? Mettetemi qui i grafici. Ci vediamo la settimana prossima, facciamo la live. E siamo tutte persone che hanno studiato. Ok? Perciò mi posso confrontare. Posso capire se quello che hai visto in masterclass è applicato, se invece c'è un problema di mercato. Mi spiego? E questa è la grande differenza. Cioè, si parla con persone che capiscono l'argomento. Fino in fondo, ok? L'avatar, lo studio dell'avatar, la nicchia, ok? Il timing delle inserzioni, non quello che avete visto nella prima parte, e anche nella seconda. Perfetto, faccio la sigaretta elettronica, lascio qui, non sarebbe rispettoso, anche se voglio di fumare oggi. Domande, dubbi? Ah, importante. Man mano le mail sono arrivate a tutti nel momento in cui si sono iscritti, il giorno dopo è arrivata una mail che diceva il discorso della condivisione dei video. Allora, vi spiego un attimino una cosa. Il sistema traccia tutti gli IP. Adesso arriva qualcuno, però tranquilli, ascoltate bene. Il sistema traccia tutti gli IP. Ok? Perciò facciamo l'esempio. Maria Cozzolino, se non mi sbaglio, dovrebbe essere entrata in lista. Facciamo l'esempio. Vediamo. Maria Cozzolino, ce l'ho, Maria, Maria, Maria. Vabbè, non voglio farvi perdere tempo. Supponiamo che Maria Cozzolino, penso che sia entrata, è entrata, oh, boh, bene. E con il suo computer, ok? Rete wireless, rete LAN, va sul tablet, lo stesso, non c'è problema. Lei è sul suo computer, bene. Dopo 2 settimane va in vacanza a Riccione. Entra con un altro computer, il sistema traccia e dice: guarda Max, mi arriva un alert, dice guarda che la signorina Maria Cozzolino, ah ok, scusami, ah io non l'ho preso, la signora Maria Cozzolino ha preso Masterclass, ok? E però ci sono due indirizzi IP differenti, che cosa vuoi fare? Sembra che stia condividendo i video o quantomeno che abbia dato l'accesso ad altri, perché è successo che qualcuno si sia rivenduto il corso. Ok? E poi vabbè, ha passato dei bei guai. Però, o chi ha detto: senti, io ho comprato il corso, te lo do a metà, lo vuoi, ti do i miei accessi. Non si può, ragazzi. Ok? Attenzione. È un furto, eh? Cioè, mi raccomando. Per quello c'è il sistema che va a tracciare. Se voi, quando entrate in masterclass, vedete che vi arriverà una mail che parlerà proprio di questo quando entrare nel gruppo e poi c'è anche questa questione. Voi dovete soltanto rispondere: io ho 3 collaboratori, sono nel mio ufficio, perciò ci sono 3 IP differenti. Per me non c'è problema. Io metto a sistema che ho tre possibilità e via. Chiaro? Però se il sistema vede un IP differente da un'altra parte, il sistema mi avvisa, anche se voi mi avete avvisato. Chiaro? Allora a quel punto vi chiederò: chi è questa persona? È un mio collaboratore. Ok, va bene, d'accordo. Però il sistema vi blocca, proprio perché. Allora, quando ti arriverà una mail, se non mi sbaglio dovrebbe esserti arrivata, ok? Tu mi devi avvisare e mi dici proprio queste cose, se me le hai detto tu personalmente. Però quando ti arriva la mail rispondi e i tecnici mettono a sistema 3 possibilità, ok? Poi il sistema va a fare dei check proprio. Bravissimo, l'IP però vede una zona, chiaro? Lui vede una zona, vede il ripetitore, poi fa il controllo e fa quello. Ci sono dei sistemi molto complessi, ok? Vanno proprio a verificare che non ci sia la cosiddetta condivisione dei contenuti. Io una volta sono venuto a sapere che c'era gente che in quattro avevano comprato il corso. Tutti e quattro hanno pagato, tutti e quattro poi hanno perso i soldi, perché il corso non ce l'hanno più. Ovvio, perché il sistema mi ha avvisato e c'è frode, ragazzi, eh? C'è un furto, attenzione. Però so che siete brave persone, perciò non ci sono problemi. Però volevo avvisare, in tal caso qualcuno dice: Max, mi hanno bloccato, non vedo, non entro più. Non ti preoccupare, è perché il sistema ti ha bloccato. Poi io ti chiedo, dicono: ok, va bene, ma l'avevo già spiegato questo. Perciò non vi preoccupate. Se si blocca, scrivete tranquillamente. Cos'altro? Cos'altro? Il supporto è avvisato. Effettivamente potrebbe succedere
che guardi il corso in vacanze, non c'è problema, tranquillo, l'importante è che tu avvisi. Ok? Poi il sistema dice: guarda, vedo delle incongruenze, siamo noi poi a decidere. Il sistema c'ha un, come posso dire, un po' di variabili fisse e altre che devono essere gestite. Le fisse, quando vede troppi P, giustamente mi dice: no, che cavolo, questo sta qui, sta lì, sta lì, sta lì, non è possibile. Ok? È ovvio. E poi situazioni particolari le gestiamo noi, che okay? Decidiamo noi. Tranquilli. Già fatto come lo dici vuol dire che sei una persona corretta, ma non perché gli altri non me l'hanno detto, forse perché no, per loro non c'è problema, ok? Chiaro? Bene, se non ci sono domande, io vi auguro un buon studio, ragazzi. Mi raccomando, gli ultimi due posti mangiateveli, fateveli fuori, se no poi venite e Max è su e giù e qui le solite storie, che non arrivo in ritardo, non ho fatto in tempo e non chiedete 72.000 rate, mi raccomando. Perché non è corretto per chi ha acquistato il corso, chiaro? Solamente per quello. Poi ci sono difficoltà, ne parliamo, ok? Però ormai passano due, perciò non è che abbiamo molto da discutere. Mancano 2 ore e via. Mi raccomando. Ah, uno è tuo. Ok, va bene. Mi raccomando, perché io non è Patrizia, non è che si riesce a. So che ci sono delle richieste, però. Tanto la regola che prima arriva meglio alloggia, eh. Se no poi andiamo oltre e non riesco a gestirvi tutti, eh. L'anno scorso, però io non sono mai, cioè solitamente faccio sempre 20, ok? Poi in situazioni come queste, forse anche l'anno scorso ho aperto di nuovo, perché anche l'anno scorso il secondo giorno, forse proprio il primo giorno erano via tutti. Però il problema è proprio questo, che io sono solo, non riesco a seguirvi tutti. Allora devo fare due blocchi. Anche perché, ripeto, poi quando si fanno le live di gruppo siamo in 260 e cioè, ma è un casino incredibile. Va bene. Dai ragazzi, mi raccomando, studiate, non vi fate pippe, nel senso non vi scervellate se non capite una cosa, aspettate il secondo modulo, il primo, vi sarà tutto chiaro. Non vi è ancora chiaro qualcosa, non vi preoccupate, andate avanti, andate avanti, andate avanti. E se c'è qualcosa... Qualche domanda che vi fate non è presente in masterclass, non ve la fate più, perché quello che c'è in masterclass è il fondamentale. Se fate quello, non avete problemi. È chiaro? E anche di notte. Non so cosa. Mario Gaspare. Benissimo. Dai ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo. E a proposito, parlo un po' con tutti, non tanto con quelli della masterclass. Avete visto il video che ho fatto l'ultima volta venerdì sul calo delle vendite? C'è qualcuno che ha commentato solo la fotografia, ma non si è visto il video. Andatevelo a vedere il video, così almeno vi è chiaro cosa voglio intendere con un calo di vendite per tutti. Ok? E chi è in masterclass e già si è visto edizioni precedenti, sa come affrontare un calo, ok? E sa come risolvere il problema. E voi che siete qua dentro avete proprio la marcia giusta. Lo so, taglia forti, ma è stata veramente dura, nel senso che comunque, ragazzi, abbiamo fatto un bel po' di giorni. Pensate che il lunedì, quando io facevo le live, avevo 9-10 elite, 10 e mezza, 11 e mezza elite. Live, no, live o no, andiamo a mangiare. Live, elite. Ok, perciò lunedì per me è un disastro. Lunedì e venerdì è un disastro. Ok, sono stati giorni proprio che a me andavo a casa, cioè andavo a casa, andavo a letto senza voce. Mancheranno anche a me, certo, li faremo ancora, non è che non ci saranno più live. Attenzione, adesso
io mi devo concentrare su questi 40 che sono entrati. Hanno diritto loro di avere le mie live personalizzate con loro. Hanno creduto in me e io devo dargli in cambio qualcosa. Oltre al materiale formativo che hanno, che è un bel po' di mappazza, ok? Un bel po' di roba. Però, giustamente, poi a settembre non ci sarà proprio un momento di fare le live perché devo programmare le live con loro e via. Però faremo qualcosina, ok? Vi auguro una buona domenica, ragazzi. Mi raccomando, due posti e poi grazie, arrivederci. È stato molto bello anche quest'anno e poi non si sa quando si aprirà la nuova masterclass. Anche perché vorrei cambiare un po' molte cose, vorrei cambiare il gruppo. Vivere e lavorare molto ovviamente cambia, diventerà un altro gruppo. Dobbiamo vedere con che contenuti questo e quest'altro, perché è troppo dispersivo. È troppo dispersivo, troppo dispersivo. C'è gente che racconta di quelle cretinate che se non interveniamo, e alcune volte non riusciamo, spesso e volentieri non riusciamo a intervenire perché non abbiamo tempo, ok? Però vengono dette tante di quelle stupidate. Ok, c'è differenza tra Masterclass e Elite? Sì, certo. Elite si può entrare solo dopo un anno o dipende da come io ti vedo. Già dalla prima live mi rendo conto chi è in gamba, chi è già afferrato. E in Elite si può entrare dopo 6 mesi, massimo un anno. Ok? Si può entrare anche dopo 2, dipende, uno com'è. Però bisogna aver fatto almeno 6 mesi di masterclass, minimo. Non si può entrare prima. Perché è one to one con me per 6 mesi, una volta a settimana. Elite, una volta a settimana. Cioè, bella tosta, però non si può perdere tempo, non posso fare formazioni in Elite. Mentre in Elite sì, tutta strategia messa in opera. Perciò stai facendo bene, ok, fai Elite, c'è una ragazza che è appena entrata, Melania Salvucci, è partita febbraio, benissimo, febbraio, abbiamo fatto febbraio, 4 call, o forse marzo, marzo, sì, marzo, 4 call, aprile, altre 4 call. Da 7 è passata a 14-15 con due prodotti. Però lei era già brava, cioè è già brava, però il salto l'abbiamo adesso c'è in ballo il gestionale, cioè questa elite, iniziare a correre più velocemente con una persona che ti porta a braccetto dove è giusto che devi andare, ok? Però bisogna essere pronti e preparati, ok? Ok, sto leggendo il commento di Facebook user. Io le live le guardavo alla sera dopo il lavoro, adesso dopo il lavoro studio Margherita. bene, Roberto che dice: grazie per i tuoi video, Max, sono stati un'ispirazione per me e per cominciare a vendere su eBay. Mi fa molto piacere. Molti mi dicono che lo faccio con passione, si vede, penso che si vede, no? Perché a me piace fare molto, piace tanto questo mestiere. Certo, io sono qua anche per vendere i miei corsi, eh? Cioè non è che faccio tanto, non vivo di questo, io non vivo dell'opera dello Spirito Santo, ok? Una sponsorizzata è fatta per fare pubblicità, la pubblicità è l'anima del commercio, è normale, ok? Cioè siete qua, io spero che ognuno di voi prima o poi diventi un mio cliente. Ma non perché devo per forza guadagnare, diciamo, questo è il mio obiettivo principale, sì, giustamente guadagnare, è normale, come tutti, come voi siete fatto un corso per guadagnare. Però uno dei miei obiettivi principali è tirar fuori case study, gente che fa numeri importanti. E ogni volta escono, ma per me è proprio una soddisfazione personale. È una cosa che è la cosa che mi piace di più. È quello che mi ha spinto a mollare un posto fisso. Ok? A mollare, a non fare più le vendite su eBay perché o facevo quello o facevo consulente. Ok, va bene. Io vi saluto. Ok, ci vediamo. Quanti ok dico io? Ne dico troppi, però mi vengono naturali. Ok, non avrei mai pensato di comprare un corso del genere e invece, tac, eccomi in Masterclass 3.0.
Grazie a te, Giorgio. Mi ricordo il commento che hai fatto. Mi raccomando, Giorgio, io mi ricordo i tuoi prodotti. Ok? Studiateli bene. E secondo me capirai una cosa importante, che i tuoi prodotti non possono... Ascoltami bene, cioè io quello che voglio far capire anche con Masterclass, oltre a capire gli errori, oltre a capire gli errori, si capisce anche se si sta facendo la strada giusta. Ok? E secondo me i tuoi prodotti non possono più di tanto spiccare il volo. O trovi qualcosa all'interno del tuo catalogo che possa spiccare il volo, perciò ti fai una bella indagine di mercato, una bella analisi e ci lavori su quelli, o se no devi iniziare a integrare con qualcos'altro. Questo non vuol dire che il tuo investimento con Masterclass non è per dire, oh cavolo, lo avessi saputo prima. No, assolutamente no. Perché ricordatevelo tutti, tutti quelli che ci siete, avete un mestiere in mano. Con Masterclass avete un mestiere in mano. C'è gente che è passata da vendere, come Salvatore Feola, esempio, lui non ha fatto lo switch, però so che Salvatore è uno di Masterclass da molto tempo, vende articoli da pesca, ma se domani mattina qualcuno gli dicesse di vendere lampade, lui lo può fare, perché sa come si fa, è chiaro. Perciò ragazzi... Ok, fai anche dell'altro. Anche io ho fatto una lotta con me stessa prima di decidermi di comprare Masterclass. Ma ho vinto io. Brava Margherita, brava. Perché non comprarla? Dovreste, cioè, perché sì, perché no? Io ho sempre fatto questa cosa. Perché sì? Mi metto tutti sì, perché no? Rimandare è una delle cose più stupide che uno possa fare, perché rimandare vuol dire lasciare e sarà piena di rimpianti, perché poi tranquilli ragazzi, chi se l'è presa adesso la masterclass ha avuto questo prezzo, ma se partiamo al 2023 o chissà quando, scordatevi questo prezzo, cioè scordatevelo proprio. Scordatevelo proprio, chiaro, queste agevolazioni, più che altro. Spero ti ricerto. Sì, io te l'ho detto, te lo ricordi, vatti a rivedere la mia live, tu devi dare molto sull'illuminazione. Il tuo zoccolo duro è la ceramica, ma quello che ti fa fare il salto sarà l'illuminazione. Andrea, ok, allora uno, l'hai presa adesso? Sì, forse sei tu. Vabbè, va bene, fido. Vedo un pagamento. Bene, uno, è rimasto uno. A voi la scelta, oggi, domani o dopodomani. Sarei curioso di sapere. A me, esempio, mi aspettavo che entrasse perché ha dimostrato di essere una persona in gamba, però vorrei capire da lui perché non è entrato. Come si chiama? Ma proprio così, ecco Federico Donnici, perché non sei entrato in Masterclass, Federico? Che hai delle grandi potenzialità. Sarei curioso proprio di saperlo, non che mi interessa che devi entrare per forza, assolutamente no, tanto siamo già pieni, non è quello il discorso, ma perché non sei entrato? Andiamo. Qui, il principio di ogni mestiere. Eh sì. Cartoleria. È un investimento per noi stessi anche come persone, non solo come imprenditori. Ciao Max, ciao cartoleria. Allora, questo esempio per me è l'esempio di una persona che si vuole dar da fare. Io mi ricordo le live con lui, ragazzi, ascoltatemi bene, lui è presente, non l'ho pagato per essere qui e non l'ho pagato nemmeno per comprarsi la masterclass. Mi ricordo che durante le prime live lui era molto impacciato. Ok? Ma a parte quello, lui ha un'edicola, perciò alcune volte faceva la live, ma era anche in edicola. Chiaro? E lui, le prime cose, lui è fiorentino, Siena forse, non mi ricordo, cercava di vendere delle cose appartenenti al Palio di Siena, se non erro, ma comunque. Però gli dissi, guarda che però i volumi possono essere bassi, questo e quest'altro. Però lui poi mi fece capire una cosa, che era... Fortunatamente era quella cosa che lui aveva
avendomela detta mi ha reso felice. Io, Max, sto studiando, adesso trovo i prodotti e adesso lui cosa sta facendo? Non è detto che in cartoleria c'ha gli stessi prodotti che stavano su eBay, sta sfruttando eBay. Chiaro? E questo è il giusto approccio nella sua situazione, nella sua realtà. Ognuno di noi è diverso, poi non venite a dire, però lui, ognuno di noi è diverso, non guardiamo, facciamo questi esempi, ok? Ognuno di noi è diverso. Gennaro Acampora è in elite, ma per il fatturato che fa, per me non dovrebbe stare in elite. Mettiamola così. Ma la sua realtà è quella. La sua realtà è quella. Perciò ogni persona ha le sue realtà, ha le sue situazioni. Poi cartoleria dice io voglio entrare in elite, voglio fare 10.000 euro al mese. Io lo dico, con i tuoi articoli non andiamo a 10.000 euro al mese, non ce la facciamo. No, ok? Però, no Max, io sono pronto, voglio fare qualsiasi cosa per entrare a arrivare a quell'obiettivo. Allora sì, d'accordo. Capite che le realtà sono differenti da ogni persona? Cioè, lo chiama. Lui è un, come si dice? È una persona che si occupa di tutt'altro, tutt'altro. Cioè, incredibile. Però lui ha capito le potenzialità di eBay. E sta imparando a vendere delle cose che non sono suo mestiere. Chiaro? Andrea, bene, sono contento. Allora ci vediamo se anche tu. Sono 39 a sto punto, uno solo. Pronti via. Benissimo, non c'è Donnici, mi dispiace, ma non c'è, fa niente. Però ero curioso di saperlo. Poi al massimo mi risponderà dopo. Te lo ripeto. Aspetta, vedere. Ok, arriverei a farli, sì, mi fa piacere, cartoleria. Stavo dicendo di Donnici, fammi sapere perché non si è entrato, sono proprio curioso, guarda, allora, spero che non sia il momento per te, è una questione economica e lo spero tanto, ma se invece ti sta accontentando di quello che stai avendo, ci vediamo fra 6 mesi. Ci vediamo fra 6 mesi. Perché questo è un errore che fanno in tanti. Appena ottengono risultati, si fermano. Poi cosa succede? Arriva un problema, un calo, non lo riescono a gestire, o quantomeno arriva concorrenza. Va bene. Ciao Max, a me piacerebbe fare il tuo corso, ma per adesso non posso, però a pelle mi sembra un ingamba che ci mette passione. Ti ringrazio Paolo. Ti ringrazio. Ti ringrazio tanto. Se ci metto passione, ci sono molte persone che mi seguono, ok? Poi ci sono anche persone che mi odiano. Normale. È così. Normale. Non posso piacere a tutti. Entro anche io, Max. Ok, Denis. Uno, eh. Poi ci sono altre 3-4 persone che sono in ballo con Patrizia. Ok, non so. Lo so, no, allora, questa è la tua realtà. Giovanna, la tua realtà. Mi spiego, per te sono pesanti e va bene, ci sta, ma per altre 10, 12, 15 aziende che sono entrate, che hanno fatto due, hanno fatto addirittura il gold a 2.000 e passa, dipende. Però capisco, ci sta benissimo, Giovanna. Okay. Però ti consiglio, ad esempio, c'è Essential 47 euro e per partire va benissimo. Donnici ha fatto quello e ha ottenuto dei grandi risultati. Okay. Qualcuno anche qua ha fatto Essential e ha ottenuto grandi risultati. Puoi partire anche con quello, ok? Con i 6 ore, prova a contattare Patrizia, vedi se possiamo dartelo. Adesso non so come sono i programmi, però è la tua realtà, non è assolutamente tanto. Per i risultati che si ottengono, non è assolutamente tanto. Ah, sei qua, perché non sei entrato, Federico? Mi togli queste curiosità, perché volevo veramente volevo vederti crescere velocemente, ma solo così per curiosità. Lo so, Mario, è difficile per tutti, però le agevolazioni ci sono, ok?
Il prezzo è corretto, anzi, il prezzo è sotto costo rispetto al valore che dà Masterclass e ai risultati che si ottengono. Aspetta un attimo, vediamo se risponde Donnici. Donnici, Donnici, non riesco mai a capirlo. Sono curioso, eh. Pagano è entrato, che era pure lui in live. Vabbè, e poi cosa c'è ancora? Cosa c'è? C'ho una sete, ragazzi. Non so cosa vuol dire. Già questi venditori, non so di che cosa stai parlando. E non so nemmeno io di che cosa stavo parlando. Certo. Secondo te, cioè adesso, scusami, però poi dipende da te, eh. E cartoleria Edicola Fabbri l'ha fatto. E Cosimo Palmisano l'ha fatto. E perché sono persone che ci sono già dentro, ok? Lo spero dipende solamente da te, non dipende da me. Il corso è valido. È per, come si dice, cartoleria Edicola Fabbri, ma sono pochi di questi qua che sono qui, perché gli altri non ci sono. È che questo Salvatore, loro mi stanno ancora ringraziando dei risultati che ottengono. Ok? Dipende dalle persone. Punto. Perché l'investimento rientra. Se tu segui quello che c'è, l'investimento rientra anche velocemente. Ok. Non, su questo assolutamente. Io non l'ho presa perché non credo di essere pronto. Sicuramente dovrò stravolgere la mia realtà. Investire su altri prodotti non handmade ed è presto per me. Ok, brava Maria. Cioè, questa è. Però vedi, il discorso è questo. Tu facendo così, non ti sto convincendo a comprare il corso, assolutamente, hai fatto benissimo e rimani là dove sei, però ti dico questo. L'hai capito da queste live, da quello che abbiamo fatto, dai risultati che stai ottenendo o questo e quest'altro. Ma perché se tu vuoi cambiare non hai un metodo giusto? Cioè, se la prima volta eri convinta che stavi facendo bene, e con il tempo, forse grazie a qualche mia live, grazie ai consigli, grazie a quello che abbiamo fatto, ti è chiaro che molto probabilmente stavi sbagliando qualcosa e che devi passare a un'altra parte. L'azione correttiva è arrivata da me. Ora stai tornando indietro e l'azione correttiva ritorna da te. Io dico invece, ma perché invece non lo prendere, non prendere Masterclass? Hai fatto benissimo, ma ti dico. Ma perché invece, se ti piace fare questa cosa e vuoi crescere, non parti direttamente con la formazione? Senza che perdi altro tempo a tentare nuove strade dove già la prima hai capito che non ha funzionato, perché non avevi la formazione. Cioè, non si diventa imprenditori online dal giorno al domani. O rischiate sui vostri soldi, sul vostro tempo, e ne avete tanti, se vi piace farlo, attenzione, o se no non dovete rischiare, dovete partire direttamente. Quando ci sono aziende che vengono da me, che fanno milioni di euro, non online, arrivano e dicono: Max, so che sei il migliore, questo è quello che. Quanto dobbiamo investire con te? 3.000, 5.000? Ok, buono, partiamo. Non perdono tempo. Poi invece c'è l'azienda grossa che vuole far provare, ci prova, dopo 6 mesi viene da me: guarda, abbiamo preso un ragazzo, ma niente. Si diceva che sapeva far tutto, però alla fine ci stava sbaccando solamente i prezzi. Ok, ripartiamo? Bene. Cavolo, mi abbiamo già investito questa. Che è colpa mia. Se avete già investito nel modo sbagliato. Cioè, attenzione, Maria, spero di averti dato un consiglio. Ok. Non. Vabbè, poi. Se ti impegni in un mese, massimo 2 ore, niente investe, nessuno ti regala niente. Le cose non vengono da sole. Ci vuole tanto impegno. Sì, bravo. Allora, io ho un negozio di 16.000 feedback, ho deciso di farlo perché ho visto con le live che non sto sfruttando al 100% i miei prodotti e farli girare più veloci. Ok, bravo.
Perché ora, come ora, sto facendo altri investimenti nel negozio fisico, sia come materiale che come livello istruito. Quindi purtroppo adesso proprio non posso. Sarò sincero, ora come ora il negozio fisico per me è la priorità. Ah, ok. Spero un giorno diventerà eBay o l'e-commerce in generale. Allora naturalmente mi stiro. Ok, va bene, perfetto. Ok. Vediamo. Investimento rientro. Se ci applichiamo e studiamo, otteniamo risultati. Se non lo facciamo, non facciamo nulla, dal cielo non arriva nulla. Costanza, dedizione, passione per quello che facciamo e tanta umiltà. Questo è il mio pensiero. Prendete il corso. E questo è il mio pensiero. Prendete il corso. Maria, anche io faccio solo roba mia, quadri. Li faccio e voglio vendere solo quelli, perché è il mio sogno, il mio obiettivo. I miei quadri piacciono. Perché tutti quelli che ho fatto li ho venduti tutti. Voglio farne sempre di più e venderne sempre di più. Ecco perché ho comprato Masterclass Margherita. Mi raccomando, Facebook user, so chi sei ma non mi ricordo il nome. Mi raccomando, se il mercato vuole una cosa, tu sei brava, fagliela. Fagliela. Ok? Non andare solamente nella via che devo spingere, soltanto quello che piace a me e che so fare io. Chiaro? Per dire, tutti vendono questa penna, eBay for Business, benissimo, ok? Ma vedo che molti vendono la penna di quest'altra marca blu, ma eBay for Business è soltanto gialla. La faccio anche io blu? Certo. Ma io voglio farla soltanto gialla perché mi piace tanto. Certo, la faccio blu anche. Pensate prima a incassare, ok? Mi potrai indicarmi su quali prodotti partire? No, non te lo indico io. Il corso ti aiuta a cercare i tuoi prodotti. Sarai tu a decidere quali prodotti. Non sono il mago di Oz e cose del genere. Non mi prendo questa responsabilità di consigliarti qualcosa che dopo 3 mesi non esiste più e il mercato se l'è già mangiato. Dipende da te, dipende da quello che vuoi fare. E non è una questione di B, non è questione solamente di soldi, attenzione. Perché se no ti direi, guarda, vendi cellulari e se stai tranquillo che comunque li venderai, perché l'elettronica è forte, vendi iPhone, vendi cover. E invece io dico no, assolutamente quella roba non la devi trattare. Perché non stiamo facendo solamente una questione di soldi, di denaro, quelli arriveranno dopo. Stiamo facendo una questione di cercare di capire, poi non so se sei un'azienda o meno, però l'obiettivo prima di tutto è fare le cose fatte bene. Sprecare meno tempo e da quel tempo che si applica su eBay devi ottenere sempre risultati. Punto. E da quel punto poi si parla di scalabilità, iniziare a fare denaro, cioè iniziare a guadagnare sempre di più. Lo fai subito, incassi subito con il corso. Però, ok? Chiaro? Ok, va benissimo. Allora, però lo devi scegliere tu. Sei tu che tramite la prima parte di Masterclass già inizi a capire questo è il mio settore, quali sono i prodotti che vanno di più, come posso vedere ci sono i corsi che ti spiegano come andare, il corso che ti spiega come andare a cercare i prodotti che girano di più, la frequenza e tutto. Mi raccomando, ok? Comunque non mi sento arrivato, se no non starei a guardare le tue live e chiedere nel gruppo così. Anzi, spero che il mio ancora. Ah, sì. Oh, fa piacere, mi raccomando, non mollare. Ok, va bene, il masterclass. Ok, Margherita, il problema è che non tutti vogliono quello che facciamo. E secondo me, se vuoi davvero vuoi vendere, devi investire sul prodotto tanto richiesto. Lo so che ti spaventa questo cambiamento, è normale, perché sei nella tua comfort zone. Sei nella tua zona di sicurezza. Ok? Però sappi una cosa. Facciamo un esempio, vi dovrebbe essere arrivata una mail che racconta la storia di Ugo Avenoso, è uno che è un ragazzo di Masterclass insieme alla moglie. Quando c'è stato il Covid, parliamo il fatto del cambiamento. Parliamo del fatto del cambiamento. Il Covid, lui tratta articoli per l'ufficio, ok? Scusi, no, per le industrie, vale a dire questo personalizzato.
La mia azienda si chiama così, lo personalizzo, la maglietta personalizzata, il cappellino personalizzato. Bene, Covid, zero. Cioè, non facevano più nulla, giustamente le aziende erano chiuse. Il cambiamento. Cavolo, mi spaventa il cambiamento. Aspetto, sto qua e cosa vuol dire? Già il cambiamento è la situazione che ti arriva addosso. Quello è un grosso cambiamento. Poi il cambiamento, ho fatto masterclass. Cosa mi dice masterclass? E l'ho scritto nella mail. Dice, Max mi aveva ripetuto che masterclass ti insegno mestiere. Ti insegno mestiere. Lui ha detto, cavolo, mi fa paura cambiare, ma se non cambio, non trovo la mia strada. Rimango fossilizzato là e dico, qual è la soluzione? Aspetto che si riprende. Nel suo caso, ciao, grazie, arrivederci. Il cambiamento cos'è stato? Io ho un mestiere. Vendo quello che il mercato vuole. Chiaro? E non ha fatto grossi investimenti. Assolutamente. Assolutamente no. Poi hai paura degli investimenti? Si fanno graduali. Due, tre, cinque pezzi, non di più. Ed è stupido anche. Fai un'analisi, ah, questo qua si vende tanto, ora ne compro 300. Cioè, io ti dico, vai a prendere la rincorsa e sbatti la testa contro un muro. Non è questa la soluzione. Ne prendo due. Funzionano? Perché puoi anche prenderli, ma se non sei bravo a inserirli, ti rimangono sulla schiena. Allora Masterclass ti aiuta a inserirli. Ti aiuta a spingerli più velocemente. Chiaro? A trovare il sistema di dire so cosa va forte, li compro e devo essere già convinto che partono, perché ho studiato, so come si fa, perciò ho fatto già esperienza. Spero di aver... Melania, ecco, è arrivata, parlo prima di lei. Non ho mai esitato molto a farmi insegnare da Max, perché per chi è in dubbio posso solo, posso dire solamente fatelo, seguitelo. Poi ne riparliamo. Ok. Una cosa importantissima. Oltre ai soldi da investire con lui, dovete avere molto tempo da investire per studiare. Se non avete tempo, non lo fate, Masterclass. Perché non arriveranno i risultati. Perché ci vuole tempo, ci vuole applicazione. O quantomeno arriveranno i risultati, ma ci vediamo tra un anno. Ok? Dovete avere tempo, cioè tempo di dedicarvi a questa cosa. Deve essere proprio un master, masterclass, è un master, ok? Io non sono un meditore, io sono un venditore, ma oggi sono stanco, scusate, eh. Io sono un venditore, ho iniziato con il corso 6 ore, poi masterclass e poi 3.0, ok? Ma non credo di essere arrivato, c'è sempre da sapere. Per questo seguo Max sempre. Spero in elite, prima o poi, e lo ringrazio sempre. Per esempio, lui ha fatto 6 ore masterclass, Melania ha fatto 6 ore masterclass, perché prima si svolgeva così, e adesso lei è in elite, ok? Perché, attenzione, chi entra in elite... Non è che non vende, perché se no dici cavolo, io non vendo, faccio un altro investimento con Max, è un investimento serio quello, ok? No, lo faccio perché già ho ottenuto grandi risultati. Se vado con lui, ciao. E Melania è una testimone, ma non solamente lei, ce ne sono tanti. Allora, sopportami, tranquillo, non c'è problema. Solo per capire l'evolversi. Man mano i vari video verranno disponibili. Nel mentre sarà possibile scriviti per avere qualche risposta. Scrivi nella chat. C'è la chat sotto, è la chat. Scrivi lì, ok? Ma tranquillo. Puoi scrivere nella chat, c'è la chat là sotto, ok? Maria, ma sai che avevo il cuore che batteva a 1.500 quando ho cliccato su acquista, Margherita? Ma è... Bene. Bene, perché questo vuol dire che c'è una cosa nuova che devi fare, l'entusiasmo di fare una cosa nuova. Ok? L'entusiasmo di fare una cosa nuova. Bene, oh ragazzi, siamo andati a 1 ora e passa, dovevamo essere... Ok, dai ragazzi, vi saluto, mi sa che i posti sono finiti. Penso di sì. Vabbè, no, vabbè, per chi era in attesa, vabbè, comunque poi ci sarà, adesso non lo so, sembra di sì, però Patrizia, ecco lei la quale tiene bene i conti.
Vi auguro una buona serata, vi saluto e buona masterclass a tutti gli studenti, mi raccomando, ok? Ciao ragazzi, mi raccomando, la cosa è davvero entusiasmante. Ciao, fa piacere, forza, vai. Sembra quella... No, però mi fa piacere che ci siete dentro, ok? Che ci vediamo e che c'è gente entusiasta che già con i primi 21 video ha detto cavolo, quanta roba. Ok, questa per me è la cosa che mi piace di più di tutto. Poi certamente... siamo qua anche per vendere le cose, ovvio, oltre che a dare informazione e tutto. Win to win, ricordatevelo sempre. Ciao ragazzi!